Io amo anche la militanza, io faccio militanza della misticanza e poi mi piace anche la misticanza come insalata, quindi sono in totale adesione con questo slogan. Beh, il titolo è tratto dalla mistica ebraica, niente meno, che immagina una cosa che invece credo sia assai comune, e cioè che ci siano delle anime di persone che ci sono vicine o che sono scomparse, che appartengono alle generazioni prima di noi, che ci ronzano intorno, che ci fanno visita e che scontrandosi tra di loro o con noi provocano scintille, scintille d'anima, appunto, che nel caso di chi ha vissuto delle emigrazioni, degli spostamenti, e la mia famiglia ne ha fatti due, uno dall'Europa dell'Est al Medio Oriente e poi un altro dal Libano, dal Medio Oriente qui all'Italia, sono anche pezzi di storia non detta della famiglia e dei grandi conflitti che si svolgevano in questi luoghi, con le quali non sempre siamo capaci di fare i conti. Se io, dopo molte incertezze, ci ho messo anni prima di decidere, ma poi alla fine avevo molti dubbi se tirarlo fuori o no, in questa forma, questo libro, se l'ho fatto è soprattutto perché ritenevo che fosse un modo di essere padre nei confronti dei nostri figli, che ho voluto ci accompagnassero sempre nei luoghi di queste storie, che le sapessero, non perché lì abbiano delle radici, palla assoluta, sono nati in Italia, sono italianissimi, non avranno nessuna radice lì, ma è bene che sappiano da dove vengono, è bene che sappiano le storie oscure della famiglia ed è bene che sappiano che un discorso difficile, anche scomodo, doloroso, bisogna farselo da vivi, non bisogna farlo dietro alle spalle di tuo padre quando lui non c'è più. Io non voglio farmi ossessionare dalla memoria, credo che vada trattata con molta cautela, perché altrimenti se ne resta schiavi. C'è gente che del culto dei morti, pensate a tutta la cultura araba medio orientale oggi, ha fatto un'ideologia macabra. Perfino il doveroso richiamo alla memoria della Shoah, degli ebrei sterminati, rischia di produrre ossessione se non lo si maneggia con cautela. Io cerco nel passato la spiegazione di lacerazioni, di conflitti, anche di nevrosi che hanno accompagnato la vicenda familiare. Cerco lezioni dalla storia, perché la storia ci racconta che gli uomini possono commettere delle cose che oggi ci appaiono incredibili e invece sono state commesse, e nello stesso tempo però so bene che l'identità e i miei codici di comportamento ci devo fare i conti io oggi, nel presente e nel futuro. Quando io mi impegno oggi politicamente in Italia sulle questioni del razzismo, della discriminazione, del pregiudizio, quando mi accorgo che sui Rom si adoperano gli stessi identici stereotipi che si adoperavano sugli ebrei, io credo che sia un mio dovere adoperare, come dire, in pubblico anche i precetti religiosi. Come possiamo definire l'identità? Multistrato, per dirla in una parola. Ciascuno di noi è fatto di tanti pezzi di esperienza, di tante identità, di tante culture. Non è vero che siamo etichettabili solo attraverso la nostra appartenenza religiosa, ammesso che ne abbiamo una, o solo attraverso il luogo in cui siamo nati. Siamo molto più complicati tutti noi, ciascuno di noi è diverso dall'altro, e in questa meravigliosa differenza individuale noi ce la possiamo godere solo se riconosciamo invece quali sono i tratti che abbiamo tutti quanti in comune. Nell'Italia di oggi
ce ne vuole di impegno di cittadinanza, da viversi appunto per una cittadinanza nuova che è molto 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 fatta di misticanza. Se la nostra nazionale in Sudafrica avesse avuto la pluralità da misticanza, ad esempio della nazionale tedesca, probabilmente avremmo fatto qualche passettino in avanti. Che l'Italia abbia bisogno di sostanze stimolanti è probabilmente vero, ma io, siccome ci tengo, come dire, a uscire a piede libero da questo vostro incontro, non mi dichiarerò esperto in sostanze. La caffeina è ancora consentita dalla legge per il momento, se non sbaglio. Io sono un consumatore in particolare di sostanze alcoliche, a cominciare dal vino, che mi appassiona. Vino e caffè vanno bene, dai, bastano per stare più allegri.